Ben ritrovati, buon venerdì amici di Diffusion e di DTV. Anche questa settimana volge al termine, ma noi, come la iniziamo alla grande con il lunedì e la musica dei nostri gruppi, la chiudiamo altrettanto bene, ossia in compagnia del nostro nuovo amico Alan e delle sue stories. Buonasera a tutti, benvenuti su DTV, questa è Fusion Stories, un'altra storia da raccontare e come al solito chi è che ce la racconta? Lui! Fonte! Ciao, buongiorno, benvenuto! Scherzetto. Aspetto il tuo salto. Questo è uno stacchetto. Bellissimo, bellissimo. Baciotti, baciotti, tutto a posto ragazzi, siamo bene, sempre noi, sempre qua, sono formissimo, stasera sono in forma davvero. Buonasera a tutti amici, siamo di nuovo qua, venerdì sera, 19.40, altra storia del Bonzo. Cosa vi racconta stasera il Bonzo? Stasera vi racconta una storia che posso definire di famiglia, perché riguarda la mia seconda famiglia. Io sono molto legato a un paese qui vicino a noi, si chiama Finale Emilia, e conosco queste persone, questo popolo, da ormai 10 anni. E ne ho vissute davvero tante insieme a loro. Però, il maggio scorso, il 20 maggio per esattezza, questo popolo ha vissuto una cosa, io la voglio definire paranormale, perché si va fuori dalla normalità, si va fuori dagli schemi a cui uno è abituato. E voglio sentire da loro questa sera che cosa è successo in questi mesi? Voglio sentire la loro esperienza, voglio anche dargli una bracciatona. E allora li presento, signori, l'attore più fico di Finale Emilia e la voce dei Fragil Vida, Valerio Ghedini e Gianluca Galletti! Ciao ragazzi! Applausi. Fuori classe, fuori classe. Non doveva essere una cena tra amici? No. Ci sono le telecamere? Sì, non te l'avevo detto, Vale? Pensavo ci offrissi una piadina? No, stasera solo sgabelli, mi dispiace. Ci hai fatto un bello scherzetto. Fatto uno scherzettino, Alan. Siete stati bravi, brillanti. Buonasera. Buonasera. Lo sapevo che oggi non la passi liscia. Non la passo liscia. Giacomo, Andrea, capito? Va bene, ragazzi. Dunque? Un po' di tensione. Sì, un po' di tensione, poi senti questa atmosfera un po' piovosa, capito? Però noi andiamo avanti. Escono anche le ballerine nude? No, le ballerine nude no, perché sappiamo che sei un po' suscettibile a sta rilassiamoci cosa. Rilassiamoci un po', Valerio, sì. Dai, guarda. Non siamo a cena, va bene, bene, dai. Siamo bene. Qua? Ragazzi, siamo qua. Bene. Adesso entriamo nell'argomento. Sì. Ragazzi, doc di Finale Emilia, possiamo dire. Sì, questo lo dici tu. Gente, te lo vuoi dire tu? No. Beh, allora lo dico io. Ragazzi, doc di Finale Emilia. E, insomma, io adesso voglio che parliate voi. Voglio che parliate voi. Dunque, avete vissuto una delle cose più rare, fortunatamente imprevedibili, che si possono... Sì, ne avremmo fatto volentieri ne a meno. Ne avreste ovviamente fatto sì. Volentieri a meno. Però, comunque sia, quel 20 maggio, quella mattina del 20 maggio, alle 4:30, se non erro... 4:04. 4:04, mi sa, vedo che te la ricordi bene, purtroppo. Sì.
cos'è successo, ragazzi? Perché tra l'altro so che voi eravate in giro per il paese in quel momento. Io avevo appena finito di lavorare. Appena finito di lavorare. E è successo il fine mondo. Semplice. Veramente nel corso del tempo mi è successo di vedere dei servizi fotografici, dei servizi televisivi all'Aquila, ma mai mi sarei aspettato una cosa di quel tipo. È una sensazione che non auguro di vivere a nessuno. Il problema, sai qual è che io abbiamo avuto anche la fortuna, io la chiamo fortuna, di con il nostro gruppo musicale, i Fragile Vida, insieme a degli altri ragazzi del comune di Finale Emilia, avevamo raccolto a suo tempo per l'Abruzzo quello che siamo riusciti, un po' di soldi, un po' di cose, e siamo andati a fare una serata a Villa Sant'Angelo in Abruzzo. I loro racconti a noi sembravano allucinanti, nel senso che alla fine... Fatta scelta. Cosa, ma soprattutto sai qual è il punto? Il punto è che non riuscivi a capire quello che loro volevano dire. Quando tu lo vivi, capisci, ma perché? Perché si parte soprattutto, e loro, la stessa cosa che dicevano loro la diciamo noi. Il problema dove sta? Sta soprattutto nell'inizio di tutto, in questo rombo, chiamiamolo rombo, chiamiamolo rutto, chiamiamolo voce della terra, una cosa che non puoi dire che è un tuono, non puoi dire che è la voce della terra, che a un certo punto parla e tu quando apri gli occhi dici questa è tutta un'altra cosa, che è la voce della terra. Questa è la cosa impressionante. Poi tutto quello che naturalmente viene, ma se tu parli con un terremotato, io ho avuto anche un'altra fortuna, io ho tantissimi amici di campagna, Eboli, di conseguenza si sono vissuti tutta l'Irpinia. E loro dicono la stessa cosa, e anche chi non ha vissuto il terremoto, che è nato dopo l'80, dice la stessa identica cosa, nel DNA ce l'hanno, perché comunque i racconti, le conseguenze, le cose. Chi vive un terremoto, vive il terremoto e sarà terremotato per tutta la vita, indipendentemente da tutte le esperienze che ognuno ha avuto, perché a me è caduto l'armadio, lui è caduto per terra nel suo bar, sulla strada, l'asfalto, l'ha tranciato, gli ha tagliato le gambe, è caduto per terra. Questo lo puoi raccontare tutto, ma quello che si vive dentro, in quella sensazione, non si può capire se non lo vivi. Io, guarda, me l'avrai raccontata almeno 10 volte questa cosa, ma ogni volta che me la dici, comunque sia... Uno prova, ma si rassegna subito. Non ce la fai, dice, non ci arrivi. Tu, Valerio, quella sera, per dire, eri in giro per il paese. Avevo appena chiuso il bar. Avevi appena chiuso il bar dove lavori, sì. E eri per strada. Cosa hai visto? Perché a livello visivo sei in mezzo a un paese, vedi una certa... La prima cosa che ti viene a me, è venuto istintivo, è stato correre dai miei cari, naturalmente. Io ho la ragazza, tu sai, certo, a Finale Emilia, quindi sono corso immediatamente da lei. E la cosa più incredibile è vedere la gente che comincia a riversarsi in strada e tu non capisci che cosa sta succedendo precisamente. Il brutto del terremoto, a parte aver colpito una zona molto ampia, a Finale Emilia ha colpito i simboli del paese, il castello, la torre, e quindi li senti crollare. Quei rumori me li porterò dietro per sempre. Io vedevo i crolli, ho visto il crollo della torre. Vedevo la polvere. Quell'immagine che ha girato il mondo. Ma l'adrenalina è talmente tanta, è talmente forte che subito non hai tempo di pensare a questo. Pensi ad andare ad accertarti che le persone a cui vuoi bene stiano bene. Quindi telefoni ai genitori, corri dalla ragazza, liberi il tuo amico che è bloccato in casa. Succedevano, e storie come questa sono successe a tanti come me. Corri all'ospedale a portare giù le persone anziane che non riescono a scendere da sole. Finimondo. E quando finisce tutto, o comunque quando, perché è successo di notte, è spuntato il sole e rimangono le rovine, le macerie, lì realizzi che veramente è successa una cosa terribile. Quando sei riuscito a focalizzare tutto con gli occhi è stato ancora... Quando ho visto il castello, sì. Il castello, io mi ci ha portato lui purtroppo, questo è uno di quei ricordi che ti segnano, perché comunque sia, venendo su da voi, essendo... Mi reputo uno di famiglia. Chiaro. E in questi 10 anni, sai, anch'io cominciavo a focalizzare i vari, capito, i punti che ti ricordano fino alle miglia. Il castello, la torre dove avevamo la nostra taverna a fianco, quindi la conoscevo bene. E andare insieme a lui a vedere il castello è stato, è una frase strana, però è stato un flash, veramente un flash, perché tutto quello a cui ero abituato, bravo, a vedere in un modo,
sembrava disegnato in un altro. Questo è stato un... E quando vedi quel cielo che non ci doveva essere, perché c'era la torre, il masto centrale del castello, lì c'è una roba che non esiste, quel cielo, perché era coperto... No, è vero, è... Ma infatti, vedi, il problema di tutto questo... È logico che prima ci si mettono le scuole, prima ci si mettono le fabbriche, le case, e queste sono le cose che naturalmente il nostro comune ha dato peso, i beni di prima necessità. Dopo cosa rimane nel tempo che lavora dentro nelle persone, nella psicologia, e i riferimenti culturali che vengono a mancare. I simboli. I simboli, ma anche il riferimento fisico, nel senso proprio di... tu arrivi alla rotatoria di Piazza Baccarini, lì c'è la torre, c'è sempre stata, non c'è più. Una cosa che spiega molto bene, secondo me, quello che voglio dire, è i primi giorni, cosa mi succedeva? Che gli anziani storici, diciamo, del paese, alle periferie, sono stato fermato diverse volte, mi chiedevano, raccontami com'è il centro, io non ci vado a vedere che com'è, io non voglio vederlo. Capisci? Mi hanno detto che è crollato. Ma non avevano il coraggio di andarci. Non avevano il coraggio di andarci. Dunque, chi lavora pensa a quello, pensa al lavoro, pensa alla famiglia. I padri, gli uomini, sono quelli che hanno subito di più questa cosa, perché naturalmente nell'uomo la famiglia è nella famiglia quello che vuole tentare di... Sacrosanto. Di salvaguardare, no? Di conseguenza si trova spaesato perché non riesce a salvaguardare, dunque erano i più spaesati. Gli anziani che non hanno il problema, tra virgolette, del lavoro, sono più sinceri per quanto riguarda quello che provano, ed è questo, mancava quello che è sempre stato per loro, il loro paese, stavano invecchiando lì, e tutti cosa dicevano? Non lo rivedremo mai com'era, capisci? Guarda, queste ti ripeto, sono le non piccole posso sfumature. Capire. Mi ritengo una persona intelligente, ma come ti ho detto prima, queste cose non le puoi. Sì, no, perché non. Sai, uno dice no, capisco. No, non puoi capire. No, capisco. È come tentare di spiegare un lutto. Questo è stato un lutto, esatto. È un lutto. Ma più che altro perché quello che mi stai raccontando, io sono venuto a vederlo poco dopo che è successo e ho vissuto un viaggio extemporale, capito? Tutti là nel giardino con l'Irish e tutti gli altri, capito? Sembravamo un campeggio. Io giuro ai nostri amici che un'altra cosa incredibile di questo popolo è che veramente già dopo 2 o 3 giorni avevate negli occhi la voglia di la classica, c'è la frase quella, ma la voglia di ricominciare. Cioè, io stando lì nel giardino, sì, nelle tende con voi, se non uscivo e non andavo a fare un giro per il paese, mi sembrava di essere una delle tante feste a cui sono venuto su a partecipare, capito? Cioè c'erano, sì, queste due facce incredibili. Nella zona delle tende, goliardia, allegria, nonostante tutto, si mandava a cagare ogni tanto una telecamera che arrivava a filmare, e sempre con molta leggiadria, uscivi un'altra realtà. Comunque, succede questo. Cosa fanno i finalesi? Cos'è successo dopo? Sono successe molte cose. A tutti gli effetti, come dici tu, la voglia di reagire, ma non solamente da parte dei finalesi, di tutte le popolazioni colpite, è stata tanta. Noi parliamo di Finale Emilia perché la conosciamo bene, perché è la nostra... Tutierra. La nostra terra, certo. E le iniziative sono moltiplicate. In questo anno sono nate delle cose veramente belle e interessanti. Non so, penso alla banda Rulli Frulli, sì, di Federico. Applauso alla banda Rulli Frulli, bravi, bellissimo. Bravo Fede! Nata da un progetto di dopo... questo batterista che suonava nei Fragil Vida, suona nei 3-1 Gentleman Suite, ha suonato con Beatrice Antolini, un batterista di un ottimo livello, che ha cominciato ad insegnare le percussioni ai ragazzini autistici, con risultati incredibili, tanto che è nato un progetto, proprio a livello regionale, e ha messo insieme questa banda che unisce questi ragazzini autistici che per la prima volta riescono ad interagire con dei ragazzini della loro età. Ed è nato un progetto veramente bello che ha cominciato a girare per l'Italia. E questo... Il terremoto che cosa ha fatto? Ha fatto in modo e maniera che Manitese, che ha una sede molto importante a Finale Emilia, gli ha trovato una sede, e dopo il terremoto, per aiutare questo gruppo, sono 40 ragazzi, gli ha trovato una sede, hanno continuato, demonizzando, diciamo, la paura, a portare avanti il progetto e, paradossalmente, diciamo, sfruttando, diciamo, il dramma, è nata una cosa bella,
cosa è successo? È successo che il progetto ha preso un'impennata, perché naturalmente si sono concentrati, hanno lavorato pesantemente su quello, ma cosa è successo? Soprattutto è arrivato l'aiuto di Manitese. Come diceva De André, dalla merda nascono i fiori. Esatto, bellissimo, perfetto. Quello è il principio. E questo è il principio di quello che dicevi tu. Lui parlava, prima Alan, tu parlavi delle tende spontanee nate ai giardini pubblici. Eravamo tutti lì insieme, chi aveva la casa portava qualcuno a lavarsi, chi riusciva a portare da mangiare per gli altri, il loro bar riusciva sempre a fare maccheroni per tutti ed era l'idea era di non festa. Pesare, era di non pesare, perché un tentativo quando, di succede, festa. Quando succede una cosa di questo tipo, vengono naturalmente fatti dei campi d'accoglienza per chi non ha altre alternative. Se invece qualcuno di noi un'alternativa ce l'aveva, non voleva pesare sui contributi dello Stato, insomma, delle persone. Infatti è sempre stato quello che si è detto, aiutateci quel minimo per poter ripartire, perché giusto. Da soli non ci si riesce, perché è stato un terremoto abbastanza cinico, questo bisogna dirlo. Ha colpito, al di là delle abitazioni che sono state danneggiate, ma non ci sono stati moltissimi crolli dal punto di vista abitativo, ha danneggiato tutti gli edifici pubblici, tutti, nessuno escluso. No. Tutti i monumenti, tutte le chiese. E soprattutto i danni più grossi li ha avuti l'industria. Allora, l'industria si è ritrovata in ginocchio perché sono crollati i capannoni. Però una settimana dopo tu li vedevi con le macchine fuori che lavoravano all'aperto. Cioè, voglia di iniziare. La voglia di riniziare c'è sempre stata, non mancherà mai. Poi voglio dire... Adesso non ci conosciamo, spero che sia voglia di continuare adesso. Assolutamente. Che... Guarda, facciamo una cosa, adesso sdrammatizziamo un attimino. Perché da un po' di tempo abbiamo lanciato un nuovo personaggio dei videogame ed ecco signori, stiamo per partire con il secondo contributo di Elio Audizione. Passami il gamepad. Scusi, ha visto il vescovo? Il vescovo? Sì. No. Se lo vede mi dica qualcosa, per favore. Se lo vede mi dica qualcosa, per favore. Devo fargli la festa. Sì. Thank you.
quella di merda. Bravo. Così, così. Videogame nuovo, spero che ci giochiate perché insomma... Non vedo l'ora. Bene, siamo arrivati ai saluti ragazzi. Io incredibile. Sono veramente contento di avervi avuto qua perché sembrava di essere a casa di Valerio, ma invece eravamo in studio. Potevamo dire tante cose. Potevamo dire tante cose, ma il tempo bevuto tutto. È greve. Quindi io vi voglio ringraziare a nome di Finale Emilia, a nome di tutti noi per essere venuti qua, per averci raccontato questa esperienza. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. E cosa posso dire? Che sono fiero di essere un mezzo finalese, va bene così? Ma anche noi siamo fieri di essere mezzi romagnoli come voi. Ok. Lo sai. Vi abbraccio, saluti brillanti sparsi, vi voglio bene, alla prossima puntata! Everyone lies, just like something to kiss. Lo puoi rendere conto, secondo me se avevamo un'ora e mezza, Skiddle, ooh la la. Skiddle, ooh la la. Skiddle, ooh la la. Ooh la la. Skiddle, ooh la la. Skiddle, ooh la la. Skiddle, ooh la la. Ooh la la. Ooh la la. Ooh la la. E allora grazie amici per essere stati con me anche in questa settimana, grazie per avermi seguita, ma se avete perso una puntata niente paura perché potete recuperarla guardando il nostro canale YouTube, quello di DTV, e anche seguendoci sulla pagina Facebook. E allora non mi rimane che augurarvi un buon weekend in compagnia dei nostri programmi, ossia dei programmi di DTV, la TV più giovane, innovativa e fresca che c'è in tutto il digitale terrestre. Ciao!